It's gonna get personal. Ultimi preparativi e parte questa sera la 22esima edizione della Sagra delle Rane qua a San Ponzo. Eccoci qua, ebbene sì, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, 22esima Sagra delle Rane, partenza col botto, non vediamo l'ora, siamo carichi a bomba. 10 giorni di eventi, di iniziative e di menù prelibati, rane e non solo. Certo, parte questa sera la Kermesse con Radio Gran Paradiso. Domani sera appunto ci sarà il liscio, rane e non solo, come dicevi tu giustamente, accontentiamo tutti, grandi, piccini, menù alternativi, non dimentichiamo le rane da sport, su prenotazione. E poi vediamo un po' il programma degli altri giorni. Allora, domenica 21 aprile ci saranno i 4x4, i nostri amici fuoristrada che verranno a trovarci, ci sarà il centro cinofilo con i loro cani da soccorso, poi c'è non dimentichiamo appunto le visite guidate al nostro battistero, la nostra perla del paese, e i fuoristrada, e poi ci saranno le bike che sarà possibile noleggiare col percorso qua in zona. Vi ricordo che domenica è possibile pranzare e cenare sempre con menù rane. Mercoledì 24 aprile sarà la serata di Radio Gran Paradiso, per poi proseguire con il giovedì 25 aprile che ci saranno i trattori d'epoca con la ratura notturna, ci saranno i ragazzi del volley che faranno l'esibizione e se qualcuno vuole partecipare e giocare, perché no? E non dimentichiamo anche qua pranzo e cena con rane. E qua ci sarà il mitico country che allieterà il pomeriggio e si potrà ballare e divertirsi in allegria. Venerdì sera ci sarà il nostro amico Marco Picchiottino e la sua orchestra. Sabato sera ci saranno i Kiss, sempre con le nostre ranocchie che gironzolano per i piatti. Domenica, pranzo e cena con rane, ci sarà i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Croce Rossa, e poi a partire dalle 15 ci sarà con Radio Gran Paradiso l'Oli Rana Color Party, praticamente in diretta appunto con Radio Gran Paradiso e la sua musica, si sparano dei colori meravigliosi per rallegrare un pochino la giornata. Si chiede e si consiglia una maglietta bianca, così almeno i colori risaltano di più e sarà ancora più bello. Le serate di chiusura ci sarà Franco e la band, anche qua ci sarà un menù speciale, diciamo, dell'ultima sera che non si svela, un segreto, e venite a trovarci. Quindi siete pronti da questa sera, festa, rane, piatti prelibati, è sempre impegnativo per voi organizzare questa kermesse, però è sempre molto apprezzato. Sì, quasi che quando finisce la sagra dell'anno prima non vediamo l'ora di cominciare quella dell'anno dopo. Tutti gli anni cerchiamo di inventarci qualcosa di nuovo e anche per accontentare un pochino tutti, grandi e piccoli. Volevo ringraziare la cucina, che senza il suo aiuto la festa non potrebbe essere fatta, tutti i volontari, ragazzi sono veramente tanti, sono carichissimi, non vedo l'ora di partire.